Buonasera, sono Giancarlo Gambula, collaboro da tantissimi anni con il CIDI di Milano e proprio per il CIDI di Milano ho avuto l'onore, oltre che l'incombenza molto gradita, di scrivere un libro apposta per il concorso a cattedra per i docenti. Un libro per italiano, scuola secondaria di primo e di secondo grado. Vi dico subito che scrivere un libro apposta per un esame, per un concorso, non è facile perché si tratta di prendere il bando di concorso e ricondurre le moltissime indicazioni contenutistiche ad una mappa concettuale che cerchi di racchiudere e contemplare nel modo più esaustivo possibile l'analisi della disciplina. E partendo proprio da questo presupposto, ho cercato insieme alla coautrice Patrizia Napoleone di individuare due nuclei fondamentali, uno educazione linguistica, l'altro letteratura. Per quanto riguarda l'educazione linguistica, poi, ho preso in considerazione i modelli generali sul funzionamento e sullo sviluppo del linguaggio. Ho cercato di enucleare quelli più importanti o perlomeno quelli più facilmente traducibili in un'azione didattica. Lo strutturalismo, il funzionalismo, il generativismo e sono stati poi individuati anche degli autori importantissimi sul rapporto pensiero-linguaggio, Piaget, Vygotsky, Brunner, Chomsky. E come sono stati presentati questi argomenti, così come tutti gli altri? Sono stati presentati sotto forma di quesiti. L'autore pone una domanda e poi, in modo esemplificativo, dà una risposta. Infatti, il concorso si basa proprio su dei quesiti ai quali i candidati devono dare delle risposte. Naturalmente tutti questi argomenti, tipo per esempio i diversi approcci per la costruzione di una grammatica, sono stati affrontati e dal punto di vista teorico-concettuale e dal punto di vista dell'applicazione pratica in chiave didattica. Così, per esempio, i quesiti sono posti in modo che offrano la possibilità di costruire una risposta sotto forma di testo espositivo. Altri quesiti sono formulati in modo da richiedere una domanda, una risposta sotto forma di testo argomentativo. Oltre ai modelli generali, agli approcci particolari per la costruzione di una grammatica, l'educazione linguistica è vista sotto il profilo dell'influenza che deriva dall'esterno, in modo particolare dall'Europa. Così, accanto all'educazione linguistica, si parla di educazione plurilingue, del plurilinguismo nel quadro europeo. E sempre per influsso europeo, l'educazione linguistica è vista dal punto di vista proprio della trasversalità della lingua, per cui vengono identificati due assi metodologici, culturali, trasversali come la testualità e la problematizzazione che possono essere utilizzati affinché veramente la lingua sia utilizzata in ambito scolastico-didattico in modo trasversale. Naturalmente, sono dedicate delle ampie sezioni ai nuovi linguaggi, alla multimedialità, per concludere il tutto e ricondurre il tutto allo sviluppo, così come è previsto dalle indicazioni nazionali, delle quattro macro abilità, le quali appunto poi costituiscono degli strumenti propedeutici all'acquisizione della padronanza linguistica sotto forma di competenze, così vengono individuate le competenze linguistico-pragmatiche, le competenze sociolinguistiche, le competenze testuali, eccetera.
Per quanto riguarda la storia della letteratura italiana, vengono presentate metodologie e strumenti didattici con i quali trasmettere, insieme alla memoria, la capacità di giudizio e l'identificazione emotiva. L'autrice, ripeto, Patrizia Napoleone, tratta le competenze che si ritiene importante implementare degli studenti attraverso lo studio della letteratura italiana, la letteratura italiana vista attraverso il filtro degli assi della memoria, della capacità di giudizio, dell'identificazione emotiva, così come viene affrontata sotto il profilo dei rapporti interdisciplinari. Seguono anche dei quesiti, perché anche naturalmente la parte riguardante la letteratura viene presentata sotto forma di quesiti e relative risposte. Ripeto, vengono affrontate scelte didattiche ed espositive per la semplificazione didattica della complessità e per una contestuale continuità del discorso, così come vengono dati dei suggerimenti metodologici per la lettura dei principali autori con riferimenti ai testi. Il libro si trova nelle librerie, il titolo è quanto mai conativo, direi, per vincere il concorso a cattedre, italiano a 043, materie letterarie nella secondaria a 050, a 051, a 052. In bocca al lupo a tutti.